Di Napoli al maestro Giuseppe Faiella Peppino di Capri, in segno di profonda gratitudine, infinito affetto e ammirazione, in occasione del 60° anniversario della sua splendida e ineguagliabile carriera professionale di autore interprete tradizionale ed innovativo dell'autentico e nobile patrimonio musicale della nostra città e per aver tenuto alta con la sua immensa e riconosciuta arte l'immagine di Napoli nel mondo intero. Capri, 60 anni di carriera, come appunto stavamo dicendo, sì. Una carriera infinita e straordinaria, più poesia che musica. Ma diciamo che da quel lontano 1958 con Malattia, Non è peccato, i primi dischi, che ancora devo cantare dopo 60 anni di attività, me le chiedono tutte le sere, vuol dire che sono cose, come dire, che sono delle perle che sono rimaste lì. Ho avuto l'opportunità di fare il concerto pochi giorni fa al San Carlo per festeggiare appunto questa tappa importante della mia vita. E comunque adesso la doppieremo il 9 giugno sempre al San Carlo e speriamo di fare un altro sold out come la volta scorsa ed è un'opportunità, così come tante, per essere presente tra il pubblico, essere vivo fra e rinnovare continuamente quello che è il target napoletano che ci contraddistingue in tutto il mondo. È un evento importantissimo, stamattina festeggiamo i 60 anni di carriera del grande Peppino di Capri. Sì, veramente grande, direi che pochi altri come Peppino di Capri nel mondo in qualche modo sono Napoli, sono la nostra città, per cui il sindaco teneva moltissimo a ricordare questa data così importante, 60 anni di prestigiosa carriera, con un gesto di riconoscenza, di gratitudine e di forte, sempre più rafforzato legame di amicizia e di affetto. Penso che Peppino di Capri è di Capri, oggi ancora di più possiamo dire in qualche modo napoletano, però veramente Peppino di Capri è l'italianità nel mondo, cioè è il grande immenso patrimonio musicale di questo nostro paese che attira verso l'Italia tanta attenzione, tanto piacere e appunto tanti sentimenti di amicizia, e questo per noi, tra l'altro in momenti diciamo come quelli che attraversiamo, difficili, in cui appunto sono sempre presenti e si accentuano lacerazioni, contrasti, inimicizie, diffidenze, pregiudizi, ecco, il suo canto in qualche modo parla di valori importantissimi. Grazie.